Il voto del Consiglio Comunale di Piacenza ha dato il via libera all'assestamento di bilancio che quest'anno era focalizzato anche sulla verifica delle conseguenze economiche e finanziarie della fase di emergenza Covid. Una verifica, ha dichiarato l'assessore Paolo Passoni, che ha definito tra entrate e spese un saldo negativo limitato a 153.280 euro, coperto dall'avanzo di bilancio disponibile dall'esercizio 2019. Oltre a quest'ultima cifra, un importo assai maggiore dell'avanzo disponibile, pare a 2.938.000 euro, è impiegato per finanziare il piano degli investimenti e delle opere pubbliche. Nell'elenco di interventi che vengono finanziati figurano la manutenzione straordinaria di edifici comunali per 500.000 euro e delle scuole medie inferiori per 395.000 euro, mentre 200.000 euro sono destinati alla manutenzione degli impianti sportivi e 160.000 alla sistemazione della segnaletica stradale. La parte più ingente, circa metà dei 3 milioni di euro complessivi, servirà per interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi. Ulteriori 182.000 euro dell'avanzo disponibile finanziano un'altra serie di interventi, tra i quali l'acquisto di arredi per le biblioteche comunali, la manutenzione straordinaria della Galleria Ricciodi, la sistemazione della Sala dei Teatini, l'acquisto di arredi e mobili per il Museo Civico, la realizzazione del Centro Prelievi a Sant'Antonio. Questi ulteriori interventi portano il totale degli investimenti, definito nell'assestamento di bilancio approvato, alla cifra complessiva di 3.091.000 euro.